Marcello Trentini, ristorante Magorabin. Oggi siamo ad Alba e facciamo il pollo alla Rossini. Questi sono gli ingredienti: maggiorana, timo e aglio, burro, tartufo bianco d'Alba, due oli essenziali, al peperoncino e allo zenzero, perlage di tartufo nero, acqua di tartufo nero pregiato, sale marino, fegatini di coniglio, un lime e un'arancia, olio extravergine, vino bianco, sedano, carota, cipolla, un meraviglioso pollo ruspante e delle erbette fresche. Cominciamo disossando il pollo. Eliminiamo la testa, eliminiamo la parte finale delle zampe. Ecco le cosce, le abbiamo smontate. Adesso passiamo al petto. Quindi andiamo a mettere i nostri petti nel sacchetto, aggiungiamo uno spicchio d'aglio leggermente schiacciato per far uscire meglio il profumo, un ramoscello di timo, uno di maggiorana, della buccia d'arancia grattugiata, pochissimo olio extravergine. Si chiude il sacchetto cercando di estrarre tutta l'aria possibile, si fa un nodo. Lo mettiamo su una placchetta da forno e andiamo a infornare. Preriscaldato, 60 gradi al vapore per un'ora. Per fare il fondo di pollo utilizzerò cosce e sovraccosce tranciate. Le vado a cuocere dal lato della pelle senza aggiunta di particolari condimenti. Intanto mi preparo le verdure. Sedano, carota, cipolla. Le tagliamo grossolanamente. Aggiungiamo le erbe aromatiche. Il timo, aggiungiamo la maggiorana, aggiungiamo uno spicchio d'aglio, poco sale, aggiungiamo qualche goccia di olio extravergine. Lasceremo rosolare fino a raggiungere la completa tostatura sia delle carni che delle verdure. A questo punto, con le carni e le verdure belle rosolate, andiamo a bagnare con del vino bianco. Lasciamo cuocere fino a quando non è evaporato il vino. Aggiungiamo semplicemente dell'acqua calda. La cottura dovrà andare avanti per almeno un paio d'ore a fiamma bassa. Il fondo ha cotto per 2 ore. L'abbiamo filtrato e questo è il risultato. E sono passati i 60 minuti anche per i petti. Abbiamo fatto questo procedimento che si chiama reverse, cottura al contrario. Il petto di pollo a questo punto è già caldo a 60 gradi, aggiungiamo, rimettiamo le stesse erbette che avevamo usato per la prima parte della cottura. Volendo possiamo aggiungere anche delle altre, di più fresche. E cominciamo a fare quello che si chiama nappage, che è una cottura indiretta. Si aggiunge una nocciolina di burro, si inclina in questo modo e si comincia per l'appunto a nappare il pollo con il burro fuso. Sto aggiungendo della buccia d'arancia, della buccia di lime, aggiungeremo anche poco succo, giriamo perché siamo quasi pronti. Non ha bisogno di lunghissime cotture perché era già stato un'ora a 60 gradi prima, quindi lo mettiamo da parte a riposare un momento. Aggiungiamo nello stesso tegamino dell'olio extravergine, una nocciolina di burro e andiamo a scottare questi meravigliosi fegatini di coniglio. Saliamo e sfumiamo con poche gocce di aceto balsamico tradizionale. Cottura brevissima, anche il fegatino è pronto e lo mettiamo qui. Adesso impiattiamo e cominciamo con un po' di fondo bruno di pollo. Il pollo, aggiungiamo il fegatino, ok? Così. Aggiungiamo ancora un po' di fondo sopra, grattugiamo il tartufo bianco d'Alba, il perlage di tartufo nero per rendere il piatto un pochino più giocoso e per finire qualche erbetta per la nota fresca, per dare una nota di forza, qualche goccia di olio in infusione di peperoncino che ci darà profondità al piatto. E voilà, il piatto è pronto.